È ripartita una vita da social la campagna itinerante della Polizia di Stato per l'educazione alla legalità. L'iniziativa è dedicata alle scolaresche e mirata all'utilizzo sicuro di internet. Da Forlì a Caivano, attraverso tutto lo stivale, la campagna toccherà anche quest'anno oltre 60 città italiane, fra le quali Pesaro. Questa mattina, proprio in occasione del progetto Una vita da social, era presente un track multimediale in Piazza del Popolo. Vita da social è una campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, quindi ovviamente i destinatari principali sono gli studenti. Attualmente stiamo ospitando due scolaresche della città di Pesaro che stanno frequentando il secondo anno del liceo, quindi giovanissimi ma diciamo non troppo, quindi vogliamo puntare molto sulla consapevolezza soprattutto dell'uso di internet, dei pericoli che riguardano l'utilizzo incauto del mondo del web. Infatti con noi abbiamo la Polizia Postale che appunto ha fatto un focus sull'utilizzo consapevole dei social network e sull'importanza di essere consapevoli del fatto che quello che si posta su internet rimane per sempre. Uno può cancellare la foto, può cancellare il commento, però quello ormai è entrato in rete e ci rimarrà. E quindi l'importanza di essere veramente sicuri e consapevoli quando si sta postando qualcosa sui social network, perché poi le conseguenze si protraggono per tanto tempo. L'iniziativa parla di sicurezza online, social network e cyberbullismo e quest'anno si arricchisce con approfondimenti sull'educazione stradale e contrasto ad ogni forma di discriminazione. Abbiamo quest'anno anche approfondimenti sulla sicurezza stradale, infatti abbiamo i colleghi della Polizia Stradale di Pesaro che stanno facendo adesso un approfondimento sull'utilizzo del ciclomotore, visto l'età degli studenti hanno pensato che fosse l'argomento più appropriato, quindi anche dal punto di vista della gestione del motociclo, la manutenzione, l'utilizzo del casco eccetera, e poi avremo due colleghi direttamente da Roma dell'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori per ottimizzare l'azione della Polizia di Stato e dei Carabinieri nella prevenzione e nel contrasto di tutti i reati che hanno sfondo discriminatorio. E poi a far da cornice a tutto l'evento ci sarà un atleta del territorio che però non è noto solo a livello locale ma anche a livello nazionale e internazionale, che è Jordan Valdinocci, l'attuale campione del mondo in carica di kickboxing per due federazioni, che non solo è un grande atleta ma è anche molto impegnato in ambito sociale, infatti porta avanti all'interno delle scuole delle campagne che per l'inclusione, per i valori del mondo dello sport. Una vita da social nel corso degli anni ha raccolto un grande consenso. Gli operatori della Polizia di Stato hanno incontrato oltre 3 milioni di studenti, 247.000 genitori e 142.000 insegnanti, per un totale di 21.000 istituti scolastici. La Polizia di Stato ancora una volta scende in campo al fianco del Ministero dell'Istruzione e del Merito per un solo grande obiettivo: fare in modo che il dilagante fenomeno del cyberbullismo e di tutte le varie forme di prevaricazione connesse ad un uso distorto delle tecnologie non faccia più vittime. Abbiamo qua ragazzi, operatori specializzati e il nostro apparato di comunicazione, e facciamo questo l'ennesima giornata speciale, quindi lo facciamo tutti i giorni. In questo caso abbiamo un'iniziativa che ci viene dal centro, è molto forte dal punto di vista dell'attecchimento comunicativo. I ragazzi mi sono sembrati molto interessati. È una buona giornata.